Sì, col talent dei piccoli. Il talent è un nostro marchio di fabbrica. Eh sì. Mo, non se ne importano a casa, però noi continuiamo lo stesso a fare i nostri talent show. Certo. Ti va di ballare The Battle of Dreams, che prossimamente vedrete su questa rete. Diffidato da ogni imitazione e mi fermo qui. A posto. Fabio Brescia, Enza Campana, Massimo Monda, bentrovati. Saranno i giurati del nostro talent dedicato, promette bene, ai piccoli. Iniziamo con Chiara, che suona la batteria. Vieni Chiara, vieni, fatti conoscere, ci date un gelato per un favore? Un gelato? Vieni, vieni, così vieni. La conosciamo, vieni, vieni. Facciamo Chiara, un applauso alla nostra Chiara. Ok, grazie. Eccolo qua il microfono. Allora, quanti anni hai Chiara? 10. Qual è il tuo talento? È suonare la batteria. Da quanto tempo Chiara suoni la batteria? Da 4 anni e mezzo. Ok, vuoi ringraziare il tuo maestro? Chi è? Sì, Francesco Simeone. Quindi grazie a Francesco, grazie a tutti i maestri che trasmettono passione e arte. Vedi al nostro Adolfo che ti cede Eccola la sua lei. Batteria. Lei si posiziona. Sabrina, tu che talento hai? Io ne ho tantissimi. E Fabio lo sa bene. Io avrei un sacco di cose da dire sui talenti di Sabrina, ma non le dirò. E, no, mi stupiva questa... È molto divertente che una bambina della sua età abbia un talento del genere, insomma, le piaccia la batteria invece, sì, che ne so, di... Adesso come si chiamano questi personaggi che... Pensavo che vuoi dire invece di fare la ballerina. No, invece di fare la ballerina anche. Le piace suonare la batteria invece di fare la ballerina, o le piace suonare la batteria invece che diventare Sissi la principessa del bosco. Non lo so adesso come si chiamano. Enza Campana difende la categoria, sempre, lei è insegnante, sempre, docente comunque di danza classica e ballerina. Pronta la nostra Chiara, musica. Ok, prego. Prego. Parte la base. Stati problemi di audio, ma sei di una determinazione unica. Vieni piccola, vieni. Vieni Chiara, vieni. Sarà felice il condominio dove vive questa bimba. Che ne dice il tuo condominio? Vieni, prendi il microfono. No, niente. Abiti in una villa da sola. Ecco, ah, meno male. Ha dovuto trasferirsi per forza, perché con una bimba sì in casa... Sì o no, accedi alla prossima fase. Tra l'altro questi bimbi vinceranno insieme alla loro famiglia un viaggio a Euro Disney. Guarda, io l'ho trovata un po' indietro col tempo, però ci sono stati dei problemi tecnici, lei non aveva la cassa sì accesa nell'orecchio e quindi probabilmente può essere dipeso da quello. Quindi io dico ni, nel senso la risentiamo per capire se era effettivamente un problema tecnico o se è un po' indietro col tempo. Ok, okay, primo sì conquistato. Sì, certo. Vediamo Enza. A me è piaciuta tantissimo perché veramente ho trovato... che ho notato anche un po' di confusione intorno a lei, dei tecnici che cercavano insomma di risolvere questo problema e lei non si è distratta un attimo. Chiaramente anche io ho sentito dei problemini, ma è stata molto brava a tenere il tempo, nonostante poi a un certo punto non si e a rimanere più concentrata quindi per me strumento questo è un talento.
continuare la concentrazione nonostante okay, i quindi problemi. Diciamo che in teoria già passa, però sì. Vediamo anche Massimo cosa anche da dire. Anche per me, considerando comunque la tenera età, considerando comunque un talento diverso da quello che almeno nel mio mondo abitualmente vediamo. Riusciamo a vedere, e credo che comunque le potenzialità per affrontare questo talento ce le abbia, e anche per me è assolutamente un sì. Ok, allora grazie. Tre sì conquistati, complimenti e accediamo alla prossima fase. Grazie Chiara. Passiamo dal suono sì. Al ballo, perché è la volta di Lino e Patrizia, che sono ballerini latini. Del team Rizzo di Anna Esposito. Eccoli qua. Eccoli, materia di Massimo Monda, ballerino latino. La vita con eccoli qua. Facciamoli ballare e poi parliamo sì. Con loro. Ok, prego. Prego. Solo per dire buonasera, fanno tutto questo. Io la trovo una cosa. Diteci un po' la vostra età. 10 anni. 10. Grazie per essere stati con noi. E proseguiamo con... No, fermi. Io dove mi stavo... vai, Ciro? Dove vai, ragazzi? Venite a sentire qua, la giuria. Sono stati bravi intanto perché lei era presa dal ballo, era completamente immersa. Lui è stato invece, secondo me, bravissimo perché non ha mai smesso di controllare... A Napoli si dice con un occhio guardi la gatta e con l'altro friggi il pesce. Lui con un occhio seguiva la compagna e con l'altro seguiva l'inquadratura nel monitor. Fantastico. Per capire se erano a favore di camera. Grandissimi professionisti, bravi. Massimo, materia tua. Ma essendo materia mia, dei problemucci mi ha dovuti anche comunque all'inesperienza, un po' la postura, però come coppia l'abbiamo visto anche in altri contesti, sono una coppia che comunque sta migliorando, per me assolutamente sì. Ok. Quindi passano Enza. Sì, anche a me sono piaciuti molto, anche per il discorso che diceva Fabio, perché anche io ho notato che lui ha saputo gestire molto bene lo spazio e comunque non sono abituati a ballare in questi contesti, quindi complimenti. Okay, anche ragazzi. Se ha ragione Massimo, attenzione. Spalle attenzione alle posture. Un bravi. Grazie alla vostra maestra. Lo diciamo? Come si chiama la vostra maestra? Anna Esposito di Barra, prego, grazie. Grazie ragazzi. Potete e andare? Adesso invece è la volta di Egidio. Lui è un musicista, quindi eccolo. Facciamolo accomodare. E arriva dalla Basilicata. Eccolo qua. Ciao, tutti caro talenti Egidio. Insoliti questa domenica. Quanti anni hai? 10 anni e suoni, per chi non l'avesse, l'organetto. Quello è il tuo microfono. Immagini se ti diceva il contrabbasso. Rimanevamo un po' spiazzati. Ragazzi, c'è bisogno di aiuto per il microfono, per favore, perché non ho modo così. Ok. Madonna, siamo pronti? Ok, ti lasciamo, il palco è tuo. Prego. Prego. Thank you.
c'è stato. Spieghiamo un attimo cosa è successo però a casa. Gianfranco, c'era una base che però... ok, vabbè, però lo dobbiamo spiegare. Ok, è partita una sono base di troppo. Sono degli elementi di disturbo che noi volontariamente mettiamo per capire se i bambini hanno, vedi, là, una cassa che non funzionava bene, una base che non c'entrava niente. Siamo noi, sappiamo adesso... Sono ai prossimi i tranelli ballerini, di ai prossimi Domenica ballerini metteremo Giuma. Dell'olio per vedere come scivolano. Non è vero, sto scherzando. Vedi, anche la gestione dell'imprevisto. Lui assolutamente non gliene è fregato assolutamente nulla della base che non... Bravo, molto bravo, che bella elasticità, che bel tempo. Bravo, complimenti. Sì, chiaramente, insomma, è bravissimo. Anche per me bravissimo, veramente sanno tenere questi bambini, mi stanno stupendo, sanno tenere il palco in qualsiasi modo, con qualsiasi imprevisto a 10 anni. Vedi voi, bravi, bravo. Anche per me mi ha emozionato, un momento molto toccante, non credo, cioè veramente l'arte poi ecco, non basta solo saper cantare, ballare, ma anche usare uno strumento in modo così delicato, arriva tanto e... Ti ha evocato e perché ti ha emozionato il suono della, dell'organo. Dopo la sigla, dopo la sigla delle 13, ok. Sì. Grazie, piccolo per 3 punti. Accede anche lui. Abbiamo Greta, lei è una cantante. Eccola qui. Come stai? Emozionata. 10. Che bel vestito che ha Greta. Rapunzel, il mio nuovo sogno. Ok, Greta. Prego. Rapunzel, il musical? Cos'era? Chiusa lì dentro quelle mura, tra utopie e curiosità, senza mai neanche un solo giorno di felicità. Oggi io sotto queste luci, oggi io in questo scintillio, dentro me capisco. La difficoltà consisteva nell'interrompere la base mentre stava cantando. Ma ognuno ha la sua, ragazzi, aspettatevi qualcosa durante. E invece anche lei, un attimo, e poi subito ripresa, brava. Un po', insomma, secondo me hai qualche problema sulle alte nel giro, ma credo che dipenda anche dal fatto che sei ancora una voce bianca e che quindi il palato non è ancora completamente formato. Ma molto brava, dico sì. Ok. E anche a me è piaciuta tanto, mi aveva emozionato, a parte che è bellissima. E c'è questo viso angelico che secondo me quando diventi grande bucherà lo schermo, quindi continua a studiare, bravo. Ma? Sì, anche io condivido il pensiero di Fabio, ma l'età della bimba? Quanti anni hai? 10. 10 anni. Ok, 3 sì? Sì. Complimenti, anche tu accedi alla prossima fase. Ed ora concludiamo con Mattia e Maria, ballerini. Latini. Pazzo di Mattia io. Prego, Mattia. Eccoli qua. Innamorato perso, me lo voglio. Ballate prima e poi chiacchieriamo, ok? Ok. Prego. Vi lasciamo. Esatto. Thank you.
sono troppo grande per Mattia, perché io sono innamorata di lui. Guarda, è biondo, occhi azzurri, è un principe. Quanti peccato. Anni avete, piccoli? Venite più vicino peccato a me. Peccato che... Sette? Sette. Sette anni. Ma non è vero, lui ha 34 anni e lei 26. Sono due nani, fingono. Che ne dici? No, l'atteggiamento era... Adesso tecnicamente è chiaro che sono acerberrimi. Passatemi questo neologismo che non esiste, tra l'altro. Però al di là, diciamo, del fatto di essere molto acerbi come ballerini, hanno un atteggiamento nei confronti di quello che stanno facendo che per l'età che hanno è assolutamente straordinario, quindi dico sì a prescindere. Massimo? Okay. No, non condivido il fatto di essere acerbi, intendi il fattore tecnico per l'inesperienza? No, tecnico, non ho gli strumenti per poterlo okay, dire, insomma. Non... No, perché comunque considerando l'età, 7 anni, comunque il già stava ad un livello tecnico abbastanza alto, solo dei problemi a livello musicale, un po' di anticipo. Però comunque Mattia stanno facendo un percorso di coppia abbastanza importante. Mi è piaciuto anche questa introduzione già da adulto, quindi traspariva già un po' l'esperienza già da grande. E per me assolutamente sì, è una coppia da portare avanti. Grazie. Massimo, Enza? Io di solito sono molto cattiva, ma oggi mi sento veramente buona. Sono stati bravi, 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 bravi. Adulti, tutto il tempo, lei concentratissima... anche questa cosa un po' da show dance mi è piaciuta tanto. Bravi, bravi, bravi. Ok, quindi tre sì, anche per complimenti, voi sì. Complimenti. Ciao. Accendete anche voi alla grazie. Prossima puntata. Massimo, ricordiamo ti va di ballare latino, siamo alla certo. ricerca di gruppi. Siamo sempre alla ricerca di gruppi, coppie, è un progetto molto importante, stiamo cercando di farlo partire in un determinato modo, anche perché... Novità in giuria, novità poi ne parliamo giuria, bene avremo... prossima. Ok, le svegliamo okay. settimana basta prossima. Scrivere va quindi di ballare... a... casting@libero.it, mentre per i piccoli talenti devono scrivere sta passando sì, a dreamproduction@libero.it. 30 ore per la vita, voglio mandare un attimo lo spot, grazie. Ma perché nessuno parla dei miei attacchi? Certi attacchi non fanno notizia, ma le crisi epilettiche colpiscono migliaia di bambini. Aiutaci ad allontanare l'epilessia dal loro